Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video, sono Sebastiano Serafini in Giappone, oggi in Trentino per farvi questo nuovo video, questa nuova lezione importante di giapponese. Oggi parleremo di matrimonio e vi insegnerò delle parole che hanno a che fare col matrimonio. Iniziamo subito con la parola matrimonio, che in giapponese si dice kekkon, che vorrebbe dire praticamente unire, e kon che vuol proprio dire matrimonio. Poi c'è la parola rikon, che ri vorrebbe dire separarsi, quindi divorzio. Poi c'è la parola mikon, che vuol dire ancora non sposata. E poi c'è la parola saikon, che vuol dire risposarsi di nuovo. Anche se vi sposate più di due volte si chiamerà comunque saikon, non ci sarà il sasaikon, tranquilli. Poi volevo anche dirvi quattro modi diversi per fare delle proposte di matrimonio, perché so che il visto comunque di matrimonio è tra quelli più in voga per un sacco di stranieri che cercano di vivere in Giappone. Allora, per chiedere di sposare una giapponese si può dire kekkon shio, che vuol dire sposiamoci, oppure puoi dire kekkon shite kudasai, che vuol dire, che questo vuol dire sposarsi, è un po' più una forma un pochino più cari, un pochino più polite, un pochino più gentile per chiederlo, oppure ce ne sono quelle più simpatiche come onaji myoji ni narimasenka, che vuol dire myoji vuol dire cognome, quindi diventiamo lo stesso cognome, vorrebbe dire quindi facciamo la casa insieme, perché anche in Giappone come in Italia quando ci si sposa le donne cambiano il cognome. Pure il quarto modo è bokuto shiawase nakatei tsukurimasenka, che vorrebbe dire vuoi fare con me, katei, una famiglia, shiawase, felice, una famiglia felice assieme. Quindi vabbè, questi sono i miei quattro modi per chiedere di sposarsi, ditemi che cosa ne pensate. Inoltre volevo dirvi un'ultima parola che ho imparato grazie al videogioco di Project Zero, che è yukon, che sarebbe il matrimonio tra un umano e un fantasma. Yu, che vuol dire, che viene la parola yurei, che vuol dire fantasmi. Questo è un termine coniato da Project Zero, quindi non è che sia così importante, però se vi capita adesso lo sapete. Spero che questa lezione vi è piaciuta. Se volete che faccio altre lezioni di giapponese un po' così alla buona e avete degli argomenti di cui voglio che parlo, ne parlerò. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Se non vi è piaciuto non ne farò altri, promesso. Ci vediamo domani alle 2 comunque con un altro video. Ciao ciao, iscrivetevi e condividete questo video.